sono uscito dalla STET, di cui ero il responsabile del personale per tutto il gruppo, credo il più grande gruppo italiano, 2000 miliardi di utili, 300.000 dipendenti tra diretti e indiretti, 251 società, per intenderci l'attuale Telecom, la Sirti, gran parte della finmeccanica, l'impiantistica, eccetera. Avevo vissuto già due esperienze precedenti importanti, da un lato l'università e dall'altra una prima esperienza professionale quando mi ero appena laureato. Avevo 34 anni e avevo capito da responsabile di risorse umane del più grande gruppo italiano che in realtà per fare l'avvocato servivano tante competenze complesse e soprattutto che per fare il giuslavorista bisognava tener conto non solo delle nozioni di diritto, ma anche di ciò che interessava le aziende. Le aziende interessa sostanzialmente la capacità di capire la complessità organizzativa, le ragioni per cui si fanno determinate scelte imprenditoriali e poi come si utilizza il capitale umano nel modo più intelligente, più opportuno possibile, più motivante per il capitale umano stesso. E quindi ho pensato che forse era giunto il momento di provare a fare una sintesi che in qualche misura non esisteva nella realtà italiana e che forse a mio avviso non esiste ancora. La sintesi fra l'esperienza dell'uomo del personale, l'esperienza del giurista, l'esperienza del professore universitario, l'esperienza dell'avvocato. Nella mia esperienza in STET avevo anche appreso un'altra cosa che poi mi ha guidato per tutta la vita, l'idea che senza una squadra non si può fare nulla e quindi che era determinante per centrare l'obiettivo, riuscire in qualche misura ad intercettare quella che era un'esigenza che io avvertivo esistente sul mercato, era necessario selezionare un gruppo di avvocati, prima giovani e poi pian piano che crescevano con me, insieme a me, che maturavano, avendo la sicurezza che nel momento in cui fai una squadra crei un qualcosa di vincente. Io sono stato fortunato naturalmente perché nella selezione di questa squadra ho trovato una serie di colleghi molto bravi, molto maturi. Penso al mio primo allievo Giuseppe Sigillò, poi Marco Riggi, Francesco Giammaria, poi tutta una serie di esperienze fortunate. Trovo Maurizio Santori, Lorenzo Confessore, Mario Miceli. Trovo anche un collega anziano molto autorevole che era stato il capo dell'ufficio legale dell'Enel e che aveva lasciato una traccia, fra l'altro con grande anche autorevolezza dottrinale come Giovanni Gentile, e poi pian piano tanti ragazzi che arrivano, penso a Raffaele Fabozzi, penso a Mario Miceli che ancora da giovane entra nello studio, e poi Samengo, la Tiziana Serrani, Yolanda Gentile, la mia stessa figlia Annalisa, un gruppo che si fa sempre più unito. Questo gruppo pian piano cresce, matura. Credo che forse l'unico segreto che ho avuto io è stato quello di farli crescere da un lato spontaneamente, ma dall'altro autorevolmente, cioè non immaginare come hanno fatto a volte qualche collega che il rapporto col cliente dovesse essere mio. Loro sono stati sempre al mio fianco e direttamente nel rapporto con il cliente ed il cliente in qualche misura è diventato un amico, una persona da supportare in tutte le decisioni e soprattutto una persona rispetto al quale bisognava immaginare di condividere le opzioni dell'imprenditore, le responsabilità, il futuro. Se l'azienda andava bene, se l'impresa andava bene, era il successo dello studio. Tante volte magari non si guadagnava neppure tanto, ma questo non era importante, perché non era importante fare le cause per poter avere le opportunità di guadagnare di più. Era invece importante avere da parte del cliente la condivisione degli obiettivi. Questo mi ha portato anche i miei ragazzi a diventare poi consulenti anche a titolo gratuito di grandi realtà. Abbiamo fatto i consulenti della Corte Costituzionale, del Ministero del Tesoro, del Parlamento, della stessa Presidenza della Repubblica. Una serie di esperienze appaganti in sé che comunque li hanno fatti crescere. E poi è giunto il momento dell'avventura milanese.
non sarebbe mai stata possibile fare l'avventura milanese se non avessi incontrato, anche grazie all'amico Francesco Gianmaria, una persona straordinaria come Giuseppe Macchi, che aveva questo suo studio milanese con un piccolo gruppo di avvocati di grandissima qualità, penso anzitutto alla Angela Zucchetti, e che poi successivamente ha visto crescere anche lo studio di Milano con significative presenze del gruppo che ha seguito Mordà. Poi penso naturalmente alla presenza di Eleonora Gangemi, che sicuramente ha portato allo studio un apporto importante. L'esperienza milanese ci ha consentito un ulteriore consolidamento, soprattutto un rapporto significativo con i clienti presenti sull'area di Milano e quindi un ulteriore passo avanti dello studio. Nel frattempo anche la mia vita si è un pochino modificata. Prima insegnavo a Tor Vergata, poi sono arrivata alla LUISS, ho cominciato a fare il preside della facoltà di giurisprudenza, adesso faccio il professore alla didattica. Insomma, lo studio è sempre più autonomo, io sono contento di come le cose vanno, sono contento soprattutto della circostanza che il nostro è uno studio di grande qualità. L'attenzione al cliente è una sorta di riferimento costante di tutti e vedo che tutti quanti, più giovani e meno giovani, mantengono questa filosofia, questo approccio, questa idea di fondo. In questi anni ho anche vissuto un'altra grande esperienza di crescita come persona e come professionista. Nel 1985 il Cardinal Casaroli mi chiamò per avviare la riforma del diritto del lavoro nella Santa Sede. Ne nacque nel 1989 il Ministero del Lavoro, Ufficio del Lavoro della Santa Sede e il Tribunale del Lavoro, Collegio di Conciliazione ed Arbitrato. L'esperienza è tuttora in corso. Ho fatto l'assessore al lavoro, il giudice, ora sono il presidente del collegio. Ho visto il diritto da due nuove prospettive, il legislatore ed il giudice, qui senza appello, sussistendo solo l'imprograzia del Santo Padre. Ma soprattutto ho vissuto un'esperienza umana straordinaria. Ho avuto intensi rapporti personali con due grandi papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e con grandi uomini, il Cardinal Scotte, il Cardinal Marchisano, Monsignor Corbellini ed ancora i direttori generali del Ministero, l'ingegner Boles e l'amico Massimo Bufacchi. Anche questa esperienza l'ho vissuta con i miei ragazzi, che mi hanno sostenuto ed aiutato nella redazione delle proposte normative e poi delle sentenze. Qualche volta mi chiedo come sarà lo studio tra 20 anni. Molti dei dirigenti con cui dialoga quotidianamente la mia bella squadra saranno ai vertici della loro azienda. Altri saranno in pensione, ma resteranno, come sempre accaduto, amici. Molti dei nostri giovani avvocati saranno professionisti di fama. Penso a Mariani, a Bartolotta, alla Parisi, a tanti giovani sia a Roma che a Milano. Molti dei miei allievi di oggi avranno acquisito nuovi meriti anche all'università. Penso a Emilio Rocchini, a Zumbo e anche più giovani, Pedala, Motta, Bini. Io non ci sarò più, come vuole l'avanzare del tempo. Ma ci sarà lo studio e sarà ancora un'eccellenza italiana. E questa è una certezza che abbiamo tutti. La nostra forza e la nostra identità. Lo studio ci sarà ancora.